Sono 293.000 le assunzioni previste dalle imprese per il mese di agosto e 1,3 milioni quelle per il trimestre agosto-ottobre. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e ANPAL. Rispetto a un anno fa si registra una crescita di 8.000 assunzioni, sono 9.000 però i contratti in meno in riferimento all'intero trimestre. È il turismo a offrire le maggiori opportunità di impiego, con quasi 62.000 lavoratori ricercati nel mese e circa 200.000 nel trimestre, seguito dal comparto dei servizi alle persone, dal commercio e dai servizi operativi di supporto a imprese e persone. Per il manifatturiero le maggiori opportunità di lavoro sono offerte dalle industrie della meccatronica, seguite dalle industrie alimentari, bevande e tabacco e da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo. Si mantiene elevata la difficoltà di reperimento, che arriva a interessare il 47,5% delle assunzioni previste, circa 6 punti in più rispetto ad agosto 2022. Difficili da trovare oltre la metà dei profili che si occupano di installazione e manutenzione, progettazione e ricerca e sviluppo, sistemi informativi. Aumenta l'utilizzo dei canali digitali per le operazioni bancarie. Nel 2022 i clienti attivi su mobile banking crescono del 13,1%, mentre quelli che operano tramite internet banking da portale web del 3,3%. A trainare la tendenza i clienti che accedono al mobile banking da smartphone con l'app, che tra il 2018 e il 2022 sono quasi raddoppiati. In forte crescita anche il volume di operazioni dispositive su mobile banking, tra queste bonifici e giroconti più 31,8%. È quanto emerge da un'indagine contenuta nel 12° rapporto annuale realizzato da ABI Lab, il consorzio per la ricerca e l'innovazione per la banca promosso dall'ABI. Tutte le banche intervistate offrono servizi tramite app per smartphone e portale web. Circa il 50% offre app anche sui tablet e il 21% sui dispositivi indossabili. Le funzionalità più innovative vengono proposte soprattutto su internet banking. Tra queste sono inclusi i servizi di Buy Now, Pay Later, un nuovo servizio che facilita gli acquisti del cliente offrendo la possibilità di dilazionare il pagamento in poche rate. La grande attenzione del mondo bancario per internet e mobile banking trova conferma anche nelle previsioni di investimento per il 2023. Il 70% delle banche intervistate ne ha segnalato un aumento per il mobile e il 48% per l'internet banking. Le principali direttrici di investimento sono la sicurezza informatica e le tematiche di sostenibilità collegate ai canali digitali. Vanno avanti anche ad agosto i cantieri delle 31 grandi opere che WeBuild sta realizzando in Italia, in partnership con una filiera di 10.500 imprese e una forza lavoro che conta oltre 16.300 occupati. Da nord a sud l'impegno è quello di realizzare le infrastrutture più rapidamente possibile. In Sicilia ad agosto proseguono le lavorazioni su tutte le 7 tratte ferroviarie della Palermo-Catania-Messina che WeBuild sta realizzando con una filiera di circa 800 società. Avanzano anche i lavori per la linea Napoli-Bari, l'alta velocità e alta capacità ferroviaria che abbatterà i tempi di viaggio per persone e merci tra Puglia e Campania. Al centro, nei cantieri della linea C della metro di Roma, proseguono le attività di deviazione dei sottoservizi per le aree di stazione Venezia, che si aggiungono alle lavorazioni in corso per la tratta T3 con le stazioni Porta Metronia e Colosseo Fori Imperiali. Al nord invece, nei cantieri della linea 4 della metro di Milano, le attività vanno avanti su tutte le 13 stazioni della tratta che dal centro, oltre San Babila, arriva ad ovest fino a stazione San Cristoforo. Operativi i cantieri del terzo valico di Giovi, nodo di Genova. Le attività sono concentrate sulla riattivazione della galleria Facchini. Sempre a Genova, nel canale subacqueo della nuova diga foranea, continuano le attività di consolidamento del fondale marino e la bonifica bellica su alto fondale. Non si ferma neanche Cantieri Trasparenti, l'iniziativa promossa da WeBuild che permette di seguire attraverso webcam live e nel rispetto della privacy alcune delle principali opere che il gruppo sta portando avanti nel nostro paese. Il Centro Studi di Confindustria ha delineato un quadro preoccupante per l'economia italiana, in concomitanza con l'attesa pubblicazione dei dati del PIL italiano da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica. Secondo gli esperti, il PIL italiano
dovrebbe rallentare significativamente, passando dal modesto più 0,6% registrato nei primi tre mesi del 2023 ad un magro più 0,1% nel secondo trimestre. Le previsioni per il terzo e il quarto trimestre non sembrano essere più rosee, con una crescita stimata rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%.